Ciao a tutti e benvenuti sul canale Media Drone for You. Quando ho iniziato a lavorare con Final Cut Pro ho avuto difficoltà a trovare informazioni brevi e mirate alla mia esigenza. Ho quindi pensato di realizzare delle piccole pillole dedicate a un singolo argomento. Se ritenete che queste pillole possano esservi utili, iscrivetevi al canale. Nel canale troverete anche tanti altri contenuti. Provate a navigare e fatemi sapere se sono di vostro gradimento. Anche consigli e critiche costruttive sono ben accette. Oggi parliamo dello skimming, ovvero la possibilità, passando con il mouse sulla clip nella sezione dei progetti in browser, oppure nella timeline, di navigare il video vedendolo nella sezione viewer. È possibile attivare o disattivare questa funzionalità in base alle attività che si stanno svolgendo al momento. La prima volta che ho accidentalmente disattivato la funzionalità, ho dovuto cercare come ripristinare il funzionamento e non è stato facilissimo. Per attivare e disattivare lo skimming ci sono due modalità. La prima che andremo a vedere è tramite il menu. Andando su View Skimming si vede che è attivo, infatti in questo momento è possibile navigare sia la parte del browser che la parte della timeline. Andando a disattivare tramite menu lo skimming, disattiviamo, vedete che non risulta più selezionato, e passando sul filmato sia sul browser che sulla timeline la funzionalità non risulta più attiva. Andiamo ora a riattivare la funzionalità skimming sempre tramite il menu View Skimming e vediamo che la funzionalità è ritornata ad essere disponibile sia nel browser che nella timeline e quindi vediamo nel viewer la nostra clip avanti e indietro tramite lo spostamento del mouse. La stessa cosa possiamo farla agendo direttamente da tastiera. Vediamo che anche nel menu viene indicato lo skimming con lo shortcut che è il tasto S. Proviamo quindi a cliccare sul tasto S. Andiamo a vedere nel menu, vediamo che la funzionalità risulta disattivata. Infatti passando con il mouse sopra la clip sia nel browser che nella timeline non abbiamo più la possibilità di navigare la nostra clip. Ricliccando sul tasto S andiamo a vedere sul menu, la nostra funzionalità skimming risulta ora abilitata e passando il mouse sia sul browser che sulla timeline abbiamo ancora a disposizione la funzionalità di navigazione delle nostre clip tramite il mouse over. Bene, sperando che questa pillola possa esservi stata utile, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buon divertimento.